저희가 몇 번을 해봤더니 조금 어렵기도 했었는데 하다 보니까는 이제 조금 나아졌어요. 아모레 살루타. 안녕하세요. 안녕하세요. 아시베다. 자, 여러분, 우리 시네루 시네시라고 하는 프로노차 시네시. 시네시 출발. 너무너무 다양한 색깔을 가지고 있는 소들이 있어가지고 이 소 보여드리려고. 우리 색깔이 다양해. 흰 색깔 누리끼리하고 카푸치노 색깔 정도도 다양해. 동작 그만이라는, 동작 그만, 모두 동작 그만이라는 그런 모습이에요. 아무래도 오히려 포르투갈 지도상으로는 현재 이 부분, 이 정도의 부분에 있고요. 이 정도의 부분에 라
Praia da Ponte do Cortiço. Yes. 지금 안토 기름 넣으러 왔거든요. 근데 이 기름 가격이 1리터당 1유로 87. 요게 지금 1리터 가격. 넣은 거는 4리터 40. 8유로 20센트 냈어요. 지금 이 주유소 이름이 아우터가스 랩솔인데 랩솔이라고 하는 그 기름인 주유소인데 기름 가격이 장난이 아니에요, 여러분. 벨리시마 브레 guarda Gabbiani guarda questo di spiaggia di per Gabbiani tutto spiaggia di per Gabbiani l'ascensore pure scendono là. Veramente bella. Si va alla biglietteria, è completamente gratuito, c'è una persona che lo apre e te lo lascia a disposizione, così a volontà, senza guida, senza manco mascherina. Amore, guarda, è bellissimo. La Vasco da Gama questo. Farmacia questa, vedi? Antico.
piacere. Mamma mia, che parte questa. Questa era la mola con la quale si la mano girava e l'altra non si muove di tirare perché quando usciva sotto e tanto la schiava si aveva la farina però insieme pure ai pezzi di mantequilla. Questo è un esempio di lavorazione del sughero, sempre antica. Il Portogallo pure è un abbastanza grosso produttore di sughero. Qui c'è anche la foto di un sugherificio. Mamma mia! Questo sarà minimo delle fine 800, primi 900. Bellissimo! Qui ci sono vari utensili che venivano usati per intaccare la corteccia del sughero e poi per estrarlo. Sì, in Istanbul pure fa un sacco di coltivazione di sughero allora. Guarda che sughero, guarda l'albero di sughero. Questa era i sugherai nel momento di pausa, di riposo. E qui abbiamo l'esempio di una bilancia molto potente. Qui c'è la parte dove veniva appoggiato il peso e qua sopra, questo era il contrappeso che dava poi, facendolo camminare sul braccio, più o meno vicino al suo punto d'inizio, e ci dava il peso del materiale messo sopra. Questo era l'ufficio di Mario Tavares e Filhos, agenti di navigazione. C'era l'ufficio, poi c'era i telegrammi e telefono, quindi era già stato inventato il telefono. Qui c'è un piccolo plastico del porto da pesca di Sines, e poi vicino, dopo questo braccio, c'è attiguo il porto commerciale. Queste sono un'imitazione di acciughe di pesce.
sono in carta argentata, però rendono l'idea di poi della cassetta di pesce. Insomma, non è che sia molto ricco, ma è ben disposto. Insomma, qui c'è la lavorazione, le varie fasi di lavorazione del pesce fino a che diventava una scatoletta. Qui ho scritto Socrates, quella era poi, oppure Maria Elisabetta, Maria Elisabetta, quella era sgombro. Qua sotto c'è pure la foto degli operai che lavoravano, poi scatolavano, pulivano, lavavano, pulivano e scatolavano lo sgombro. Questo pittore, Sì, questa è la famoso di Sines. Poi questo rete, lavora a rete. Su questa bacheca c'è invece una fotografia dei pescatori, questa sarà dei primi del Novecento, in un momento di riposo, e sotto c'è il prontuario, la scatola con i piccoli, diciamo, aghi in qualche maniera per riparare la rete. Qua c'è un esempio di qual è la rete più piccola, e qui abbiamo un esempio di nasse primitive, intrecciate sempre con le canne. Quindi l'uomo moderno ha solo modificato, non ha inventato nulla. Guarda io, Amri, guarda io sopra, Castello. Soffitto è bellissima. Quello di... No, questo è bellissimo. Museo Sines. Qui dice che il museo è stato inaugurato, la targa commemorativa ci dice che questo museo è stato inaugurato a 24 novembre 2008 per Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica dell'epoca, professore dottor Annibale Cavaco Silva, e del Presidente della Camera, dottor Manuel Coelho. Questo è il Alla loro simbolo di presenza, Sines. sì, alla loro presenza fu inaugurato questo museo. Come una volta, vecchio. All'epoca l'economia era molto povera e quindi il soffitto era fatto con i legni che si reperivano nei pini o nelle pinete o nei boschi qui adiacenti. Venivano tagliati, più o meno data una forma, e veniva poi sopra costruito il tetto. Si vede l'irregolarità dei tronchi. Bilancia. Questo è un altro esempio di bilancia primitiva, dove è più piccola dell'altra, qui il peso va dove c'è il sacco, dall'altra parte, a seconda del peso, i pesi necessari per bilanciare, quello indicavano il peso del prodotto. Questo ci ricorda come doveva apparire il negozio dello speziale, l'antenato del farmacista dell'epoca. Adesso diciamo i contenuti, c'è qualche vaso, ma insomma,
stringi l'italiano con la strada. Queste sono goulash portoghesi, patate al forno e l'alfasso che sarebbe fatto in salata. Una porzione la ci mangiamo abbondantemente, perché goulash qua sono stupendo.